Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Parliamo di illuminazione pubblica. Sono arrivate diverse segnalazioni da parte di cittadini fagnanesi di lampioni dell'illuminazione pubblica accesi durante la giornata. Cosa sta succedendo? Dal lunedì al sabato sono in corso dei lavori di collaudo e controllo del sistema nuovo dell'illuminazione, quindi può capitare che in alcune ore della giornata, anche nei prossimi giorni, si possano vedere i lampioni accesi. È tutto sotto controllo, non ci sarà un aumento di spese dovuto all'illuminazione accesa durante il giorno. Sono lavori di routine che l'azienda sta mettendo a punto per avere il miglior sistema di illuminazione possibile nelle ore notturne. Comunicazione. Da un anno a questa parte, tutti i venerdì, sto presentando appunto questi video di informazione alla cittadinanza. Ma la comunicazione di un'amministrazione non si deve basare solo su dei video o su dei post sui social, ma anche sulle affissioni. Le bacheche, le care vecchie bacheche, due delle quali prossimamente verranno installate negli ingressi dei cimiteri mancanti, quello di Via Piave, l'ingresso principale, e quello su Via Aldo Moro, di modo che chi entra al cimitero possa essere al corrente di tutto ciò che accade e degli avvisi presenti sulla bacheca al momento, quella del parcheggio di Via Piave. Le altre bacheche, quelle degli avvisi istituzionali presenti sul territorio, vengono regolarmente utilizzate, ma c'è una bacheca che dal 2004 non è mai stata utilizzata. È una sciocchezza, ma è una sciocchezza simbolica che voglio presentarvi. È la bacheca che si trova in via Balzarine, nella località Balzarine. Più di una volta mi sono sentito dire dagli abitanti delle Balzarine di essere dimenticati dall'amministrazione comunale. L'utilizzo della bacheca e quindi l'informazione anche in quella località del paese è un primo segnale che voglio dare che nessuno si deve sentire dimenticato o abbandonato dall'amministrazione comunale. Tutti i cittadini sono importanti per l'amministrazione comunale, che non è solo il sindaco, ma è l'intero consiglio comunale, perché qui ci occupiamo dei bisogni di tutti quanti. Pertanto, sapete perfettamente che per qualsiasi bisogno o qualsiasi informazione, voi potete scrivere liberamente alle mail dell'amministrazione comunale, qualcuno lo fa anche privatamente con me, e riceverà una risposta o addirittura la visita degli amministratori comunali che vengono sul luogo per accertarsi dei bisogni. School Car Teen. Ne avevo detto e accennato nel video scorso che sarei entrato più nel dettaglio in questo video ed eccoci qua. Che cos'è la School Car Teen? Cominciamo col dire che l'amministrazione comunale aveva messo a disposizione dei fondi per il trasporto scolastico per i ragazzi della scuola secondaria, più comunemente conosciuta come la scuola superiore. Il governo è uscito con un bando nazionale per appunto il bonus del trasporto scolastico e sul sito potete trovare tutte le informazioni necessarie per accedere a utilizzare quel bonus. Quindi quei soldi che erano stati destinati dall'amministrazione comunale per il trasporto scolastico sono diventati la School Car Teen. La School Car Teen è un contributo a rimborso spese per libri di testo, narrativa, cancelleria per gli studenti delle scuole superiori. Nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Fagnano, nella sezione notizie, potrete trovare la locandina e tutte le informazioni necessarie per poter partecipare al bando School Car Teen. Gli eventi della settimana. Domenica dalle ore 11 alle ore 18 presso Calipolis la festa d'autunno. All'interno della festa d'autunno c'è la giornata della meraviglia organizzata dall'associazione Salvatore Orru. La giornata della meraviglia nasce per sensibilizzare tutti quanti sul fatto che ogni bambino debba poter godere del grande dono della meraviglia, così da poter crescere esercitando la propria curiosità ed esprimendo la propria fantasia. Questa giornata è organizzata dall'associazione Salvatore Orru col patrocinio del Patto Educativo Territoriale di Fagnano Luna. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.